Buon pomeriggio, anche oggi una diretta speciale. Abbiamo un personaggio che tutto il mondo ci invidia. Signori, è solo da noi. Il mitico Alessandro Crispini, campione del mondo di gelateria, ma non solo. Poi oggi ci racconterà lui un po' la sua storia. Ora lo invitiamo. Linea, vedete sempre primo, come sempre, no? Ormai i campioni non si smentiscono. E iniziamo questa. Ecco Ale, buon pomeriggio. Ciao Palmi, come stai? Bene, bene, guarda, ti vedo forte, bello, chiaro, vivace. Mi vedi bene? Ti vedo bene, bene. Come stai? Innanzitutto come stai? Io molto bene, dai, al netto di questo periodo un po' particolare, poi lo sai, io sono una persona sempre ottimista, quindi... Bravo, questa è la base di tutto, bisogna sempre superare i momenti difficili con positività. E tu sei bravo anche su questo. Grazie, grazie. Ma vorremmo conoscere, no? Perché noi ci conosciamo da un po' di tempo, però non in modo approfondito. E quindi avrei piacere, come se fossimo, io dico sempre, davanti a un caffè, a una birra, e ci facciamo quattro chiacchiere tra amici, no? Chi è Alessandro Crispini? Come nasce? Perché c'è tutto un percorso e quindi ci racconterai, se ti fa piacere, un po' della tua storia di vita fino ai giorni d'oggi, perché comunque hai in mano un titolo di prestigio e che rappresenta l'Italia nel mondo, quindi tanto di cappello. Ma facciamo passo con grande orgoglio. Comunque guarda Palmi, io posso dirti che non sono figlio d'arte, nel senso che i miei genitori non erano gelatieri, erano degli operai, quindi nasco... Tu vieni da Spoleto, no? Sì, da Spoleto, in Umbria, è una... penso che la maggior parte di quelli che ci seguono la conosceranno, comunque è una splendida cittadina nel cuore d'Italia, cuore verde d'Italia, dove c'è il Festival dei Due Mondi, che è uno degli spettacoli artistici più importanti e conosciuti a livello mondiale. E quindi da Spoleto, ho iniziato a Spoleto con il fare i gelati molto giovane. Ho iniziato quasi per caso, nel senso che io prima ero un impiegato statale, però ho capito che non era quello il mio percorso di vita, quindi mi sono licenziato e ho iniziato ad aprire un bar gelateria, dove c'erano dei gelati dentro che compravo. Poi, siccome sono una persona curiosa e siccome piaceva fare i gelati, ho iniziato a comprare, a farmeli da solo, a comprare i primi mantecatore, un pastorizzatore usato, stando sempre attento alle spese. E da lì ho iniziato fino ad arrivare ad essere campione del mondo, però la strada è stata lunga e da lì, diciamo, ho iniziato a comprare dei prodotti composti delle aziende. Poi, come si parte tutti, perché diciamocelo chiaramente, nessuno nasce imparato, no? Ecco, però da lì la curiosità di capire i vari ingredienti, di conoscerli, che cosa apportavano al gelato finito. Ho iniziato a fare dei corsi con i vari maestri gelatieri conosciuti a livello mondiale e piano piano, con la passione, con tanti sacrifici, come fanno la maggior parte dei nostri colleghi, sono arrivato ad aprire la prima gelateria nel 1992. Poi ho aperto la seconda a Foligno, poi ho aperto la terza, che tu conosci benissimo, che possiamo anche dire tranquillamente è una tua idea, che si chiama La Pistacchieria. È un'idea di squadra, è un gioco di squadra quello. E, diciamo, è il primo locale in Italia, in Europa e forse nel mondo dove ci sono una varietà, ci sono 10, 12, anche 15 varietà di pistacchi, dove dopo tutti i gusti girano intorno al pistacchio. Però per arrivare qui la strada è stata lunga, perché comunque diciamo che ci sono stati molti, molti ostacoli da superare, sia a livello lavorativo, a livello di organizzazione, a livello... E quindi diciamo dal 92 fino ad oggi sono stati sempre dei
dei cambiamenti anche nel lavoro, perché diciamo a un certo punto avevo anche tante richieste del mio gelato perché Bravo. Rispondeva a successo, e quindi ho iniziato a fare anche a fare un laboratorio centralizzato, fare la produzione diciamo conto terzi, e ero arrivato a un punto anche che avevo dai 30 ai 40 bar in tutta l'Umbria, andavo anche fuori Umbria dove consegnavo il mio gelato. Quindi era un impegno giornaliero fisso. Era un impegno giornaliero, era diventato molto pesante, e quindi poi diciamo ho fatto le considerazioni che comunque se volevo curare le mie gelaterie non potevo fare tutto quanto, curarle nei minimi particolari, cioè soprattutto nel prodotto, nel gelato, nel dare il massimo delle materie prime, il massimo del prodotto che riuscivo a dare. Quindi ho lasciato perdere il conto terzi e mi sono dedicato solo al gelato nelle mie gelaterie. E questa secondo me è stata una scelta giustissima che rifarei, sono molto contento di quello che sto facendo. Tu, Crispini è un cognome di famiglia, quindi sei contornato da una famiglia che comunque vi scambiate le idee, vi supportate e sopportate sui confronti, no? Anche dei cambiamenti. Certo, sicuramente, con mio fratello, con mia madre, fratello, tuo nipote, tua moglie. Siamo una famiglia molto unita, bravo. Come tu ben sai, e questo è stato molto importante. Questo è importante, bravo. Perché ognuno ha un ruolo e il ruolo che ha cerca di farlo al meglio. E questo ha consentito che arrivassimo a questo livello, perché da solo non avrei sicuramente potuto fare niente. Io sentivo parlare da una signora. Io quando iniziai a fare i miei primi giri nel mondo ero affiancato da un gruppo operativo che ci invitava a fare questi eventi dall'Australia, all'America e quant'altro. Era diretto da una signora che si chiama Maria Paola De Furia, che è di Spoleto, e mi ha sempre citato la famiglia Crispini, che io sentivo di fama ma non ci conoscevamo. E devo dire che siete sempre stati un'istituzione, non solo per Spoleto, per l'Umbria in generale, però diciamo che il tuo pensiero di voler cambiare è stata una prova coraggiosa, che comunque è stata una svolta importante, perché comunque non è facile prendere delle decisioni a volte, no? Uno le prende anche consapevole di poter fare degli errori, perché siamo umani. Certo. E quindi il tuo modo e il vostro modo di pensare sicuramente vi ha messo a tavola più volte a discutere di come fare, perché sicuramente esatto, questa è la cosa importante. Ma il mettersi in gioco vuol dire che quando si fa qualcosa si può sbagliare, ma se si fa bene funziona, perché tu sei guarda Pannolo, io penso che le aziende devono stare sempre in movimento, soprattutto le aziende che lavorano nel campo alimentare, del food. E un'azienda come la mia, ho sempre pensato che deve sempre andare dietro ai tempi e deve sempre migliorare. Quindi fare un gelato conto terzi significava fare un gelato con delle caratteristiche. Fare il gelato solo per le proprie gelaterie significava fare un altro tipo di gelato, cioè con materie prime all'avanguardia, quindi non si guardava più ai costi, ma si guardava solo alla materia prima, perché almeno il nostro punto di vista è stato sempre quello di fare un gelato di altissima qualità, usando materie prime altrettanto di altissima qualità, sia dall'Italia che del mondo, diciamo. Sì, no? Sì. E per far questo sai meglio di me che c'è uno studio dietro delle materie prime, fare dei viaggi, andare a conoscere queste materie prime, dove nascono, come si coltivano, come vengono trattate. Perché poi è da questi particolari che si vede la differenza tra un gelato e un altro. No, ma poi tu hai avuto l'attenzione di entrare in un cambiamento in un periodo, come dicevi prima, corretto, in un periodo giusto, perché qui è come un vino, no? Se raccogli l'uva nell'anno buono, il vino Bravo. Viene ottimo. Bravo. E quindi hai saputo cavalcare, diciamo, il periodo del cambiamento in un momento che il mercato lo richiedeva, perché questo è intuito del mercato, perché tutti possono dire sì, ma il lavoro non c'è, va male, c'è la crisi, però sei tu da artigiano, da imprenditore che ti devi rimettere in gioco. E infatti anche credo in questi momenti di pandemia
voi vi siete, diciamo, Sì, diretti. noi Palmiro non ci siamo fermati quasi per niente, solo i primi giorni di lockdown totale. Poi ci siamo subito messi in moto e abbiamo iniziato a fare il delivery. Ti dico, inizialmente non ci credevo un granché. Poi invece mi sono dovuto ricredere e devo ringraziare tutti i miei clienti, tutti i miei amici, tutte le persone che ci hanno chiamato, che a prescindere dal guadagno, ma ci hanno permesso anche di liberare un po' la mente e di continuare comunque a dare un servizio importante. E sono stato molto contento di, ripeto, senza guardare il guadagno, gli incassi, solo per un discorso di non stare a casa. E comunque di essere attivo e di avere la mente libera sempre. Anzi, guarda, posso dirti, mi è servito molto questo periodo, non solo per fare il delivery, per accontentare i miei amici, i miei clienti, ma anche per andare per fermarmi un attimo, andare a rivedere tutto il mio lavoro, le mie ricette, dove potevo migliorare. Quindi, diciamo, ho preso anche dei lati positivi di questo periodo. Esatto, no, no, ma è giusto perché sono cose, sono tempi morti che uno non sa cosa fare, quindi c'ha tempo, più tempo per curare quelle cose che non hai tempo per fare quando sei in pieno lavoro a pieno ritmo. Un'altra cosa bella, Alessandro, è che ti sei messo in gioco in un evento importantissimo, È vero, è vero. importantissimo. Racconta un po' il tuo percorso di questa Allora, io storia spero di non di annoiare chi ci Rimini, ascolta, ma anche il dopo Rimini, perché perché è una cosa molto, è nata quasi per caso, ma che ha segnato la mia carriera lavorativa, diciamo. È nata per caso perché io, come sai bene, mi definisco e mi definivo un animale, tra virgolette, da laboratorio, una persona che sta 15 ore in laboratorio a fare il suo gelato, non uscivo dal laboratorio. Stavo bene come stavo. Mio fratello, a mia insaputa, mi ha iscritto a fare questo gelato World Tour, in questo concorso importantissimo in Umbria, e ho vinto subito in Umbria, e da lì ho fatto le finali nazionali a Bologna con che cosa avevi vinto in Umbriale? con il gusto pistacchio, e Ok. poi ho iniziato e ho continuato sempre con lo stesso gusto. Poi sono stato a Bologna alla Carpigiani A fare il secondo step, diciamo. a Tu eri fare le finali, le le semifinali. semifinali italiane, dove mi sembra su 130 partecipanti Sì. gelatieri, 8 avrebbero rappresentato l'Italia alla finale mondiale a Rimini. Esatto. Anche lì per me ho cercato sempre di migliorare questo pistacchio, logicamente è sempre una competizione, quindi ci tenevo, però non l'ho vissuta mai come una questione di vita o di morte. Era più che altro un conoscere i miei colleghi, uno scambio di idee, Confrontarsi. un confronto che per me è importantissimo, perché io sono per il condividere, non per il chiudersi nelle proprie idee. Poi penso anche che c'è sempre da imparare. E quindi sono stato alla finale mondiale, sono stati 3 giorni con un'adrenalina incredibile. E quando mi hanno proclamato Quindi, campione del mondo, aspetta. come sai. Facciamo un passo alla volta perché questa è una cosa che credo che nemmeno io ho vissuto perché non ero in Italia. La finale si praticava presso Piazza Fellini, se non sbaglio, di Sì, fronte al Grand Hotel di Piazzale Rimini, Fellini. Sì. dove c'erano tutto il mondo che rappresentava un gusto gelato, quindi l'Argentina, Esatto. la Germania. La Germania perché comunque l'Europa sono il flusso maggiore, compresa l'Italia. Beh, Bravo, erano suddivisi in base alle quote di mercato. bravo, bravo. Ma c'era un po' tutto il mondo, quindi quanti finalisti eravate? Eravamo 29 finalisti e l'Italia Perfetto. era rappresentata da 8 Da gelatieri. 8. E ogni stand aveva due gelaterie, se non sbaglio, Sì, esatto. Io stavo insieme all'Argentina. Esatto. che rappresentavano il proprio gusto. Tu nel caso del pistacchio, l'Argentina non so che cosa presentare. Portava un gusto loro, Lecce, mi sembra, un Dolce de leche, dolce dolce de de Lecce, sì. leche. E quindi cosa succede? Faccio un po' la cronostoria perché ho Sì, no, vissuto certo, delle se, semifinali, anche perché certo. tu la vivi con entusiasmo, ma poi è bello far conoscere anche la gente. Giustamente. E succede questo, che il pubblico aveva diritto ad assaggiare qualsiasi gusto esso volesse, però
nel finale votare in un tablet il codice della gelateria o del gelatiere che preferivano, del gusto gelato. Quindi fondamentalmente la Coppa del Mondo faceva vincere il gelato, che poi il gelato era accompagnato dal suo gelatiere. Quindi non è stata solo una festa per il pubblico o il gelatiere, è stata una festa del gelato in generale. Esattamente, esattamente. E quindi ci sono stati chi ha avuto la fortuna di partecipare anche come consumatore, una carrellata di gusti anche originali. Voi Che pensate erano anche all'Australia, all'America. buonissimi, eh. Esatto. Quindi l'Australia, l'America, sai, anche lì c'era un discorso, credo io, Alessandro, correggimi se sbaglio, chi si sapeva vendere meglio, perché comunque era la Sì, bottega. infatti, era come se Ecco. fosse una bottega artigiana messa in un grande Bravo. palcoscenico. Bravo, bravo. Questo che volevo. Tant'è che ti posso dire che io ho avuto l'idea di portare un profumo al pistacchio e ogni Bravo. persona che veniva ad assaggiare il pistacchio gli dava una spruzzata di profumo e rimaneva inebriato da questo profumo di pistacchio. Diciamo, è Invece, stata una cosa anche simpatica. invece che Chanel numero 5, Christine numero Bravo. 5, questo è qua. No, ero il numero 4, in effetti. Poi in più hai giocato una carta fantastica che hai portato tua nipote, che non dispiace come No, ma poi estetica di bellezza e di simpatia. devo dire che mi ha anche aiutato molto, quindi. Esatto, no, no, ma perché poi i giovani, sai, oltre la lingua, poi sono Poi dinamici, non ecco, è che tu bravo, sei c'era anziano, però. anche molte persone che venivano da tutto il mondo, quindi lei sapeva Esatto. parlare inglese, quindi spiegava il gusto in inglese, cosa molto importante, anche perché Esatto. poi c'era una giuria popolare che faceva la somma di questi voti della gente che Bravo. andava ad assaggiare ogni bottega, che aveva un 30% sul voto finale come peso, Quindi, diciamo, no? esatto, ecco, vedete che già un po', un voto equivale a 100, qui è un po' come in università, no? 100, quando si dice 100, 30 è il popolo, perché Certo. è un voto importante. Poi c'era una giuria, se non sbaglio, tecnica. Ecco, Esattamente, composta da 60 professionisti del mondo della gelateria. vedete che i concorsi iniziano, allora, si parte da una cosa regionale, quindi a Spoleto per l'Umbria. Si arriva a Bologna e si fa già una scrematura a livello Italia. Si va a Rimini per diventare mondo. Quindi più cresci e più diventa importante anche il giudizio, perché sai, non Cioè, credo che anche perché, 60 giudici erano a certo, Spoleto, sono stati 8-9 assolutamente giudici. no. Esatto. Quindi più era alto l'importanza del premio e più era Certo. giudicato, più era facile No, anche ma c'erano benchmarking. fondamentalmente alla finale mondiale, Palmiro, c'erano tre giurie, ognuno aveva un peso di un 30%, quindi la giuria Ecco, bravo. popolare, la giuria tecnica composta da questi Bravissimo. 60 professionisti e la giuria dei giornalisti, che erano tutti Ecco. giornalisti del settore del food, Sì. che insieme agli altri componenti delle altre giurie assaggiavano il gelato e davano un voto. La somma di queste tre giurie hanno proclamato il campione del mondo. Bravo. Allora, succede questo, che si arriva alla domenica sera, perché la Sì, finale era venerdì, sabato e domenica, no? sì, E racconta questa storia perché questa è ancora più importante per il tuo titolo. Tu era con te tua moglie. sì. Sì, esattamente. Questa è una storia importantissima Bravissimo. Questo è la ciliegina, no? Nella che torta. spesso facciamo, programmiamo, facciamo, decidiamo, poi c'è sempre qualcuno che magari decide per noi, no? Dall'alto e comunque sembra un film, almeno la mia vita. C'era mia moglie con me che era incinta e la sera che mi hanno proclamato campione del mondo, lei si è sentita male lì a Rimini, è stata ricoverata d'urgenza. E da lì a poco è nato mio figlio, quindi puoi immaginare il mio stato d'animo. Mi stavano per proclamare campione del mondo, che comunque io Esatto. ancora non sapevo niente, e comunque stavo preoccupato perché lei l'avevano appena ricoverata in ospedale. Quindi c'avevo un contrasto Di impressionante, gioia e paura, impressionante. gioia e paura. Ma tant'è che lei stava seguendo la diretta Facebook in ospedale, stava piangendo insieme a me quando ha sentito Bello. che ero diventato campione del mondo. Bene. Quindi sono emozioni che secondo me nella vita si provano Hai una sola vinto, volta. esatto, avete vinto insieme, avete vinto due volte in un giorno solo, bello. Sicuramente, sicuramente, sicuramente.
E poi, come è successo? La classifica partivano per i premi di, che ne so, il gelato più votato da, Sì, no, come vabbè, Miss c'era una Italia, come classifica. Miss Italia, fino ad Certo. arrivare al podio. Il podio era composto da terzo posto, chi Da erano? una ragazza colombiana, che adesso non mi ricordo il Colombia. nome. Sì, no, La no, vabbè, Colombia arriva. Colombia era arrivata terza, poi la Sì. seconda posizione da dei ragazzi italiani che avevano però da tanti anni la gelateria in Germania, quindi da due padre e Bellissimo, figlio tedeschi, bellissimo, e poi io. bello, bello. Ma oltre a questa grandissima soddisfazione, Sì, che sì. ripeto, Palmi, ma anche il fatto di aver conosciuto tanti colleghi d'altissimo Bravo, livello, da tutto il mondo, cioè a me mi ha fatto crescere anche questo professionalmente. Perché ci sono stati degli scambi di idee, degli scambi di vedute, cioè questi concorsi devono servire anche, secondo me, a instaurare dei rapporti che poi durano nel tempo e che ti fanno crescere, sia come persona che come professionista. ti posso aggiungere anche una cosa, che tu da quel giorno hai dovuto resettare un po' Alessandro Crispini e Sì. tutta l'idea della gelateria e rimetterti in gioco perché avevi un titolo in mano da tutelare, perché poi tutto Certo. sommato, sai, quando vinci qualcosa sei anche subito additato nel bene e nel male, quindi Certo. ti sei dovuto fermare con la famiglia e da lì ripartire. Come si dice, con un packaging diverso. Io mi ricordo le E prime ti avventure, ricordi, bravo. tutte le avventure, quindi riassetta tutto, devo ristrutturare perché la gelateria comunque era importante, ma a questo punto diventava importantissima. E quindi Perché poi quando arrivi a certi raccontami, livelli, queste sono le Palmi, ecco, cose, ecco, bravo, perché queste sono cose che ti fanno. quando arrivi a certi livelli devi essere un professionista non solo nel fare il gelato, ma anche in tutto quello che c'è intorno al gelato, che non è solo fare il gelato, ma è anche creare delle gelaterie accoglienti che siano al passo con i tempi. Quindi abbiamo cambiato tutto il packaging facendo tutto un plastic free. Quindi dai cucchiaini ai bicchieri ai contenitori d'asporto. Quindi abbiamo iniziato anche a curare in maniera maniacale la comunicazione sia all'interno del locale, sui social. Quindi diciamo è stato un arrivare mi ha consentito, mi ha aiutato ad arrivare a una perfezione, dice perfezione se esiste la Sì, perfezione, no, un diciamo miglioramento. a livelli molto alti di comunicazione del prodotto, della comunicazione e delle gelaterie per quanto riguarda l'accoglienza delle gelaterie. Quindi ci sono Esatto. stati degli investimenti, ma degli investimenti che sono stati molto Importante. produttivi Esatto. a tutti i livelli. E quindi la vittoria non è stata solo una vittoria che è una vittoria a sé, ma mi ha consentito di arrivare ai massimi livelli di, ripeto, comunicazione, prodotto, arredamento di gelaterie. E capire veramente che il gelato artigianale italiano sta arrivando a dei livelli altissimi, ma non perché lo faccio io, perché ci sono No, no, altri no. colleghi come me che pensano in Poi questa maniera. dobbiamo dire che Spoleto è ubicato in una zona geografica, diciamo, centro Italia, proprio cuore d'Italia, e anche da Roma si arriva molto velocemente perché comunque Certo. c'è l'autostrada e superstrada, ci si arriva veloce da Cesena, ci si arriva veloce da Firenze, quindi c'è stato dei periodi, mi ricordo, con Pullman che venivano Bravo. appositamente, Sì, sono dei turisti perché. cinesi che partivano da Roma e venivano a mangiare il gelato a Esatto. Spoleto, perché poi mi hanno messo nei maggiori giornali, Bravo, nelle questo, maggiori bravo. rubriche, anche degli aerei, quei giornali che si mettono dietro ai sedili dell'aereo, Sì, cioè sì, sì. a livello internazionale. Quindi la gente veniva da me appositamente, ma da tutto il mondo, proprio da Roma, da Firenze, partivano da ogni parte d'Italia e del Sì. mondo per assaggiare questo pistacchio campione del mondo. Per E come hai me è una detto. soddisfazione, è stata una soddisfazione, e è tuttora, perché tuttora la gente, anche con il discorso della pistacchieria, di fare 10-12 tipi di pistacchi, suddivisi Esatto. dalla provenienza e dal tipo di lavorazione, la gente è curiosa di vedere, di assaggiare. Perché sai meglio di me che adesso mangiare un gelato, prendere un caffè, andare a cena fuori è diventato un lusso. Quindi la gente vuole anche qualcosa in più. Emozionale, esatto. Vuole Vedete che emozionarsi. anche un gusto classico come il pistacchio, servito e accompagnato da una storia, perché
tu fai poi un mix di pistacchi, c'è tutto un percorso che poi se vuoi, se vuoi ti racconto un po', per esempio, ma raccontalo, perché secondo me detto pistacchio a volte è una cosa sì, sembra un invece, gusto banale, no? Invece se costruito da zero come ho fatto io, sì, veramente ci ho lavorato 2 ore al mese prima di arrivare alla finale mondiale, per capire le varie caratteristiche dei vari pistacchi, per capire anche la tostatura. Io infatti ho messo 3 tipi di pistacchi, come sanno tutti quanti siciliani, però 2 dell'Agrigentino, 1 di Bronte, ognuno con le proprie caratteristiche, con una tostatura diversa, con un tipo di lavorazione particolare, mettendo dentro anche della vaniglia, del sale di Cervia, che sono tutte eccellenze, tutte il sale di Cervia è un'eccellenza italiana. Quindi, diciamo, c'è tutto un lavoro dietro di costruzione di un gusto che poi ha portato a fare una differenza a livello di sapidità, a livello di gusto, a livello di cremosità, a livello... E quindi anche quando io faccio 12 tipi di pistacchi, non è semplice lavorarli, perché comunque bisogna conoscerli, bisogna sperimentarli, bisogna vedere che caratteristiche hanno. E quindi questo però è il mio lavoro, è quello che mi dà soddisfazione, è quello che poi mi ha portato anche a vincere. Diciamo che come sul vino c'è l'enologo, tu saresti il pistacchiologo, diciamo così. Il pistacchiologo è un termine dottorato del pistacchio. Bello. E poi, perché non finisce mica qui, viene invitato anche a delle esibizioni nella piazza a Firenze, certo, hai fatto parte anche di Fra Campioni. Degli All-Star nel Gelato Festival. Una bellissima manifestazione. Sono stato Gelato Festival All-Star, quindi All-Star. Tutte le star di questi campionati. Sì, tutti i campioni si sono sfidati in quella manifestazione. Hai conosciuto altri colleghi che magari non erano presenti alla Coppa del Mondo perché tu eri in finale, gli altri non erano stati. Sì, e ho conosciuto delle persone che veramente sono di altissimo livello, di professionalità, veramente, che lavorano in maniera eccezionale. Senti che romba, qui c'è i motori, È la moto di Enrico. Questo è Enrico che fa le prove per domenica. Non avevamo maggiorette e banda, allora ti sei voluto fare un po' di suono con quello che abbiamo in casa. Ritorniamo. E lì hai conosciuto altri colleghi, dicevo, di altissimo livello. Sì. Tra cui un personaggio che anch'io devo dire grazie, un certo Scotti. Sì, Massimiliano Scotti. Che devo dire la verità, all'inizio dico, ma di gelato sì, ne sapeva parlare tanto bene, ma non lo conoscevo, quindi ignorante anch'io delle conoscenze, non gli avevo dato così tanta importanza. Dico, beh, un partecipante, un concorrente, anche se a questi eventi, però devo dire che ha dimostrato a tutti che lui ha aggiunto al nostro settore quello che forse, io dico forse perché ho un po' di anni che sono dentro a questa squadra del mondo del gelato, l'aveva fatto per primo, tra virgolette, Grom. Quindi aveva portato al mondo del gelato tanta comunicazione e Scotti è stato colui che ha rinforzato quello che Grom aveva fatto, che poi dopo sappiamo che Grom adesso ha cambiato, diciamo, direzione, è stato acquisito da Unilever. Scotti invece è rimasto l'artigiano che parlava di gelato. Racconta, che lo sapeva comunicare molto bene. Bravo, racconta, perché con Scotti avete fatto qualcosa di particolare. Con Scotti siamo diventati amici, veramente. E abbiamo creato un gruppo di gelatieri. Durante il lockdown, durante questo periodo, ci siamo sentiti e ci siamo detti dobbiamo fare qualcosa per il gelato artigianale italiano, perché
vedevamo che noi stavamo fermi e i supermercati vendevano i loro barattolini di gelato e avevano le loro quote di mercato. Insomma, avevamo l'esigenza di fare qualcosa, di far vedere alla gente, sì, siamo chiusi, ma comunque ci siamo. Quindi abbiamo creato noi, io, lui e altri, inizialmente 5 gelatieri, quindi eravamo, non so, 7 totali. Abbiamo pensato di coinvolgere il direttore Cesare Puglisi del gelato.it e abbiamo pensato di creare un gruppo di gelatieri che, mettendo mano alle proprie tasche, investissero per fare un po' di pubblicità sui quotidiani nazionali per far vedere alla gente che noi ci siamo con il delivery. E comunque il gelato artigianale italiano esiste e vuole comunicare a tutte le persone che possiamo fare anche noi un grande lavoro. Esatto. E da lì hanno aderito altri gelatieri importantissimi e siamo partiti, eravamo in 14, che siamo, sì, i fondatori di questo gruppo, diciamo, e oggi siamo quasi a 100 gelatieri che aderiscono e con la finalità di promuovere il gelato artigianale italiano, senza altre finalità. Né politica, né sindacale, esatto. Ecco, non c'è nessun tipo di associazione, sindacato, assolutamente, perché qui non si parla di... Ecco, qui noi non abbiamo pensato io sono più bravo, io sono più bello, ma siamo tutti uguali e tutti quanti abbiamo come fine promuovere il gelato artigianale. Come? Comunicandolo. Chi è il maestro della comunicazione? Massimiliano Scotti. Esatto. Ma dirò di più, ho sentito una sua intervista, sempre quando nacquero i Magnifici, che lui raccontava questo. Nel periodo di chiusura delle attività c'erano dei clienti che lui aveva che magari venivano da fuori regione, certo, e non li poteva più accontentare perché non potevano muoversi da casa e nemmeno lui poteva servirli. Quindi gli chiedevano: ma come possiamo fare noi per avere un gelato buono? E lui diceva: guarda, sei a Milano, ti dico dove poter andare, c'è un collega bravissimo. Sei in Umbria, vai a Spoleto. E questo è stato, diciamo, l'idea di partenza. E devo dire che è stato veramente bravo, perché ha saputo legare con questa motivazione tanti professionisti che a volte non è facile legarli, perché ognuno ha mille impegni, mille cose, ma quando il senso era diamo vita alla comunicazione del gelato, tutti eravamo d'accordo. Certo. E quindi ha visto te, Giancarlo Timballo con Sergio Colalucci, che sono stati promotori della Coppa del Mondo, Scotti e tanti altri bravissimi colleghi. Conosciutissimi a livello Dondoli. Internazionale. Sì, poi ci sono quei due ragazzi pugliesi. Ah, quelli fortissimi. Fortissimi. L'adoro. Ci sono anche parecchie donne. C'è Lavinia da Firenze. Ah, Lavinia di Firenze. Adesso è entrata anche l'Arianna da Silva, che ti saluta. Arianna Silva. No, ma adesso c'è un gruppo, un team grande. Un team grande. Che sta in continua crescita. Esatto, esatto. Ultimamente è entrato anche uno di San Benito del Tronto, un certo, come si chiama, un certo Ennio Cannella che appena gli ho telefonato gli ho detto: Ennio, ma uno come te, con la tua professionalità, sì, subito è voluto entrare. Sono stato molto contento, veramente siamo molto convinti di quello che stiamo facendo, perché la finalità è quella di promuovere il gelato artigianale italiano. Esatto. Bene, Ale, e quali saranno, ormai hai parlato tanto, gli obiettivi futuri? Cioè, cosa vorrai fare da grande? Perché tu sei partito da calciatore, barista, sei arrivato a fare il gelatiere, ora cosa farai da grande con tutti questi? Guarda, io da grande, oltre che crescere mio figlio, voglio continuare a fare sempre meglio, perché c'è sempre da imparare. Voglio continuare a conoscere le materie prime, voglio continuare a conoscere come inserirle in un gelato artigianale, se ci sono dei prodotti innovativi, se ci sono delle materie prime innovative che magari non conosco. Quindi è un continuo studiare, continuare su La questo, crescita. una crescita continua, anche con l'aiuto di professionisti importanti. E voglio continuare a fare sempre di più. Spero di riuscirci, ma ripeto, per dare un prodotto, perché secondo me il gelato artigianale italiano
è importante anche nel mondo, perché a noi gli italiani ci conoscono sì per la pizza, per la pasta, ma anche per il gelato artigianale italiano. Quindi dobbiamo fare un prodotto eccellente. Abbiamo un compito importante, vero? Abbiamo un compito importante, bravo. E poi tu che hai questo titolo non è che puoi scendere di livello, devi sempre essere migliorabile. Assolutamente no, ma questo è a prescindere dal titolo, è proprio per una mia visione del mondo del gelato, del lavoro. Sì, sì, giusto, giusto. No, no, ma è, a maggior ragione oggi hai questa responsabilità, certo, che l'hai voluta, te la sei presa e ora te la tieni e te la curi, come ti dice. No. con tanto... Anzi, se ai nostri telespettatori fa piacere, gli faccio vedere la giacca con cui... Oh, bravo, bravo. Che mi sono messo proprio qua dietro, scusami. Vai, vai pure. Quindi vedete, ragazzi, che non si finisce mai di imparare, anche da gran campione. Si vede bene con la bandiera italiana. Sì. Italia, Sige, oh, che bello. Questo è un onore, eh. Quella è un grande... Sicuramente te la metti anche la sera prima di andare a letto, eh? Io me lo immagino. Sì, guarda, devo dire che la tengo come un oggetto, me la coccolo, ci la parlo. Maglia rosa, quella è la maglia rosa di Italia. Immagino. Ascolta, Vale, guarda, scherzando e ridendo sono passati 35 minuti. Io spero di non aver annoiato né te né i nostri ascoltatori. Penso proprio di no, anzi, ci hai deliziato. Molti sono a lavorare in questi orari, però questi video rimangono memorizzati, quindi c'è gente che li guarda anche la sera, sai, Certo. purtroppo per fortuna è ripartito anche un po' il nostro lavoro, quindi è stato interessante poter avere questo tempo e ti ringrazio per il tempo che hai Grazie a dedicato. te, Palmi, che mi hai coinvolto in questa simpatica cosa che è veramente piacevole, fare due chiacchiere con gli amici. Questo ti ringrazio. Se vuoi fare un saluto speciale o vuoi fare un saluto generico, che poi magari dopo ci salutiamo e ci diamo appuntamento per nuove esperienze. Guarda, io faccio un saluto generico a tutti, ai Bene. nostri colleghi, Sì. e gli auguro veramente di riuscire a portare a termine questa stagione fino a che è possibile nel migliore dei modi. E se qualcuno ha bisogno, chiedo a tutti di aiutarci tra di noi, perché è Bravo. importante condividere, aiutarci e insieme riusciremo a raggiungere quei risultati che da soli non riusciremo mai. A proposito dei risultati, un impegno che hanno i magnifici domenica, perché domenica 21 sono. Ecco, bravo, bravo che hai parlato di Vai, questa cosa, che è vai, una cosa racconta importante. anche questo, I perché è bello. magnifici del gelato hanno pensato per domenica 21 giugno di fare un gusto, perché il 21 giugno è l'inizio dell'estate, di fare un gusto che si chiama dolce abbraccio, con una base fior di latte, con della marmellata che sia di fragole, ognuno poi personalizza il proprio gusto. Però che ha il significato di dare proprio dolce abbraccio, perché si dà un abbraccio ai clienti che ritornano nelle gelaterie, noi li accogliamo con il cuore, con questo gusto e con tutti i gusti, come prima del lockdown. Ecco, questo Quindi è il verranno senso. abbracciati con che cosa? Offrendo un gelato? Offrendo un gelato con questo gusto che abbiamo dedicato a Bravo. loro. E dando un saluto, scambiando due Sì, parole, sì, sì. facendo capire alla gente Motivando, che noi ci siamo. motivando. Esatto. No, allora, quindi non è un discorso che vieni, mangi gratis e arrivederci, grazie. Vieni, ti offriamo un gelato Sì. e auguriamoci tutti che al più presto possiamo tornare alla Alla sincera normalità. normalità. Ale, detto questo, credo che non c'è da aggiungere altro. Ti Grazie, ringrazio. grazie Un Palmi. bacione a te e a tutta la tua Grazie splendida famiglia. Un a te. abbraccio Grazie, a grazie. Un Leo. saluto anche a tutti voi, Grazie. alla tua famiglia, a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Bene, Un abbraccio grazie e a virtuale a presto. tutti. Grazie, Ciao a sempre tutti. Ciao, carino. ciao. Ciao, Ciao, ciao Ale. grazie. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao.